Passo alla motivazione che ci ha permesso di premiare come progetto vincitore per l'edilizia non residenziale il centro polifunzionale del bambino, Fondazione Oasi, San Bonifacio. San Bonifacio è provincia di Verona e progettista l'architetto Maria De Rossi, studio di architettura. Il centro polifunzionale è composto da un asilo nido per 60 bambini e da una scuola per l'infanzia per 180 bambini. L'intervento si segnala per il suo felice inserimento nel contesto urbano anche grazie alla sua forma a padiglioni, che ha saputo riprendere e valorizzare l'affaccio principale della preesistente scuola materna. Il risultato è quello di una restituzione al tessuto urbano di San Bonifacio di un elemento architettonico identitario attraverso la riproposizione dell'assetto originario in muratura, agganciata alla struttura interamente in legno della nuova scuola. Questa tecnologia ha permesso tempi brevissimi di realizzazione. L'asilo nido è stato costruito in 3 mesi, la scuola dell'infanzia in 4 mesi. E ottime prestazioni a basso impatto ambientale che sono valse all'edificio il livello Platinum nel protocollo LEED. Nella ricerca delle relazioni interne tra spazi didattici per il gioco e per la socializzazione, grande importanza riveste la corte interna, su cui ogni sezione si apre direttamente. Oltre che dal punto di vista relazionale, gli spazi verdi hanno infatti una funzione importante anche dal punto di vista microclimatico e acustico, contribuendo a generare un ambiente protetto e rassicurante per i bambini e per il personale. L'impianto termico centralizzato, previsto per la climatizzazione estate-inverno degli ambienti, è improntato alla semplicità e all'utilizzo di fonti rinnovabili o equiparate, in questo caso pompe di calore elettrica, aria, acqua e collettori solari per l'acqua calda sanitaria. Lo sforzo mirato ad ottimizzare i rendimenti e quindi la limitazione dei consumi delle emissioni climalteranti e inquinanti per questo tipo di edificio giustifica alcune scelte, per esempio l'assenza di impianti tradizionali integrativi, che sarebbero necessari in molti edifici residenziali. A questo punto io chiamerei di nuovo l'assessore e l'architetto Maria Rossi. Io sono felicissima per questo premio, dopo magari vi spiego anche un po' quella che è stata una vicenda. C'è una storia da raccontare dietro la costruzione di questo centro per l'infanzia ed è una storia molto particolare. Poi sono anche molto emozionata e commossa perché ho seguito anche le vicende di San Felice, perché ho una gemella che abita a San Felice sul Panaro e quindi ecco, la conoscete, e quindi quando ho visto il primo premio che era per il nostro centro e poi per un edificio di San Felice mi sono veramente tanto commossa, perché ho questo legame molto forte con San Felice, ecco, quindi è veramente una cosa particolarissima che è successa, immagino. Ecco. E poi volevo dire, è una storia di donne, soprattutto in una regione, in una provincia molto, che fa molta fatica a comprendere che cosa significhi l'ecosostenibilità. Io sto lottando da tanti anni, dopo vi spiegherò come, per creare anche coscienza ecologica nei bambini, nei ragazzi e di conseguenza anche poi negli adulti. Dopo magari vi spiego come. Grazie a tutti, sono contento perché la gemella è un avvocato ed è quella che ha sostenuto assieme a noi tutta la battaglia per non fare il deposito del gas di Rivara, quindi abbiamo un legame anche molto molto stretto, però davvero complimenti, io sono felicissima anche di questo legame comunque che c'è, e complimenti, sono felicissima di premiarla perché ho visto l'opera, davvero c'è anche molta sensibilità femminile, sono d'accordo. Complimenti anche per questo, da donna. Grazie davvero.